Benvenuti in questo nuovissimo video, ragazzi. Allora, buon anno, già vi ho fatto gli auguri come voi l'avete fatti a me, però lo rinnovo anche qui. Allora, questa mattina iniziamo con un po' di video di pulizie, diciamo un pochettino più strong, diciamo nel bagno. Sapete che uso ormai lo Swiffer per evitare dolori alla schiena. Poi vi faccio vedere realmente come io pulisco sotto il WC e sotto il bidet, che per me è fondamentale, che ogni volta vi dico che io devo assolutamente pulirlo così, mi piace così, ci tengo a... non sono la perfettina sulle pulizie, perché non è che vado ogni giorno a essere perfetta, deve essere la mia casa impeccabile, solo che ci sono alcune cose che ci tengo particolarmente, come quelle del bagno, che adesso vi farò vedere. Ragazze, rimanete qui perché vi devo presentare poi un prodotto che non avevo mai usato e quindi ve lo volevo proporre, perché tante volte mi avete chiesto della lavapavimenti, e invece vi voglio proporre un prodotto che fa due cosine ed è molto più facile, molto più semplice, alla portata veramente di ogni giorno e per ogni cosa che noi pensiamo veramente per usarlo e fare quelle pulizie che dobbiamo sbrigarci, non possiamo stare lì dietro alla casa. Quindi vi devo fare vedere questo prodotto assolutamente, che io già sto testando sinceramente da prima, ragazze, che io partissi. Infatti queste clip di pulizie sono proprio girate prima della partenza, poi non l'ho fatto più uscire questo video perché con diciamo l'azienda che mi ha fatto provare la sua lavapavimenti, che è un aspirapolvere mopping, e parlo di Proscenic, che poi dopo vi faccio vedere, abbiamo deciso di farlo uscire a gennaio. Tante di voi a volte cercate anche qualcosa che sia anche di economico, però che sia di qualità, quindi penso che questo è un prodotto che vi possa far piacere. Allora, siamo al punto, ragazzi, di farvi vedere come io pulisco il mio bagno. Lo so, ve lo giuro, non sono una maniaca delle pulizie, però sul bagno proprio questa cosa, a me piace tantissimo proprio prendere la caddeggina e passarla in queste due parti, ma a prescindere, non è perché il mio bagno è sporco, ma a me piace, mi dà quella sensazione di pulito, di fresco, penso che sia giusto così. E niente, ragazze, quindi vi lascio alle mie pulizie, anche perché dopo che ho pulito il bagno, diciamo che mi sono un pochettino più dedicata, andiamo poi nella parte del soggiorno. Naturalmente ancora vedete le cose natalizie, perché toglierò tutto dopo l'Epifania. Qui ho fatto una bellissima lavata, non tutte insieme, però l'ho raggruppata qui perché mi piace tantissimo, ragazze, a volte non usare l'asciugatrice ma proprio mettere la biancheria nello stendino, perché così non ho bisogno né di stirarla, e poi a parer mio mi dà quella sensazione di profumo più intenso, per me è così, poi per altri, e poi esistono anche altri modi che anche io lo faccio, che nell'asciugatrice possiamo mettere dei foglietti profumati, però a me piace anche la sensazione di quando io li metto proprio sullo stendino. Quindi vado a sistemare un po' tutto il vestiario e poi andiamo avanti con il video. Spero che mi farete sempre compagnia e niente, ci becchiamo tra un pochettino. Allora, ho aspirato il materasso come faccio di solito, adesso vado a dare una bella ripulita al mio davanzale. Allora, è capitato in passato che mi avete detto alcune di non passare niente sul davanzale dato che è in pelle, perché lo posso rovinare, però ragazzi vi dico che è da 10 anni che ho questo letto, e la pelle vi assicuro che è intatta, ve l'ho sempre fatta vedere anche molto ravvicinata. L'importante è non usare prodotti troppo aggressivi, soprattutto non usare troppo eccesso di prodotto, ma potete usare la qualsiasi, almeno nel mio caso è da 10 anni che faccio così e non si è mai rovinato. Benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, lasciare la casa bella pulita e sistemata,
Ma non per quello comunque io almeno una volta alla settimana faccio lì una bella pulizia profonda. E niente ragazze, poi oggi proverò anche una nuova aspirapolvere che mi ha inviato l'azienda Proscenic. Sono contenta perché conosco questa azienda e mi è sempre piaciuta, quindi sono contenta di provare per la prima volta il loro prodotto ed è molto particolare, sto parlando dell'aspirapolvere, però è anche una... diciamo che lava anche il pavimento perché nasce come aspirapolvere, ma possiamo aggiungere il mopping e quindi non vai a trovarti il lavapavimenti, ma è proprio particolare. Ve la dico perché io non vedo proprio l'ora di usarla. Allora, vi parlo della novità. Lui è il P11 Mopping ed è della Proscenic. Vi faccio vedere tutti gli attrezzi. Tra l'altro, questa aspirapolvere, come vi ho detto, possiamo inserire il mopping, da qui possiamo aggiungere la nostra acqua, possiamo mettere l'ammoniaca, possiamo mettere qualsiasi detergente senza mettere detergenti che fanno schiuma. Ha un filtro sia nell'aspirapolvere, questo è il secondo di ricambio, e poi naturalmente abbiamo lui che aspira perfettamente anche i tappeti. Guardate che belle setole. Mentre lo monto, vi dico le informazioni su questo articolo. Allora, il serbatoio dell'acqua è di 340 mm, quindi fornisce l'acqua necessaria per pulire l'intero pavimento. Inoltre, lo sterzo girevole a 180 gradi consente di evitare facilmente gli ostacoli e di raggiungere il mobile mentre si pulisce. Ha un motore digitale ad alta prestazione e ultra silenzioso, ragazzi. Questo aspirapolvere veramente è silenzioso. È un 400 watt da 35 kPa di potenza di aspirazione, ideale per tappeti, una cosa importantissima, e anche per altre superfici, ed è adatto perfettamente per i peli degli animali domestici e comunque di tutti i tipi di sporco e detriti, perché come vi ho detto è anche un mopping, quindi nel mentre lo possiamo usare come aspirapolvere. Cosa importantissima, abbiamo il pannetto, questo è il mopping. Quello che noi aspiriamo non va a finire insieme all'acqua, quindi sono due cose separate. Quando andrete a svuotare appunto l'aspirapolvere, butterete via soltanto tutta la polvere, i peli che avete raccolto, e poi il contenitore dove tiene appunto l'acqua si svuota perché avete lavato il pavimento, quindi non viene immischiato niente. Questa perché vi consiglio questa aspirapolvere, perché tante volte mi chiedete della lavapavimenti e devo dire che questa qui è economica ma di qualità, perché a volte mi avete detto che appunto, o quelle che comunque si presentano, sono un bel po' caruccie. Vi faccio vedere che questa, nonostante abbia tutte le caratteristiche della lavapavimenti, ha un prezzo accessibile per tutti. Vi faccio vedere anche, cosa importante, sapete che io ho un tappeto grandissimo e ci tengo a pulirlo, soprattutto perché è chiaro. Ora ragazze, queste sono delle clip, quindi io già so il risultato. Quando poi ho svuotato l'aspirapolvere, l'ho provata per la prima volta con voi, perché l'ho aperta con voi, tutto quello che mi ha tirato nel tappeto sono rimasta scioccata, sinceramente. Era da tempo che non vedevo un'aspirazione del genere. Allora, anche se fa un po' schifo a farvelo vedere, scusate la parola, però ve lo voglio far vedere, questo l'ho aspirato soltanto dal mio tappeto, perché l'ho aperta con voi. Questa aspirapolvere la sto usando esclusivamente la prima volta con voi, ancora non ho fatto neanche il divano. Quindi questa è tutta la sporcizia che c'era nel tappeto, nonostante io la faccio ogni giorno. Adesso andrò a fare anche il divano. Adesso ragazzi, vi faccio anche vedere appunto il lavaggio del pavimento. Semplicemente ho aggiunto il pannetto come vi ho fatto vedere poco fa. Come vedete, si inserisce l'aspirapolvere in qualsiasi spazio, perché appunto si gira perfettamente fino a 180, quindi perfetto. Come ultima cosa, senza tagliare, vi faccio vedere come agisce su una macchia che troviamo a terra con della polvere, con del liquido, quello che è. Guardate ragazze, senza tagliare, perfettamente divide e pulisce perfettamente la pulizia che trova sul pavimento. Quindi ha aspirato, in questo caso la polverina di cacao, senza macchiarmi il pavimento. Vi lascerò tutto il link e le informazioni che vi servono
in descrizione. Adesso ragazzi andiamo avanti con le nostre pulizie, vado a lavare le mie coperte e quindi qua siamo di ritorno, diciamo, dalla Germania, quindi cominciano le mie prime lavate. Vi faccio vedere anche i prodotti che io uso, ragazze. Lui è acido detersivo, sapete che lo amo e non me ne staccherò più. Vi ho fatto vedere anche il profumatore che uso, di solito metto qua proprio due goccine sull'ammorbidente. E niente, comincio il mio lavaggio giusto per dargli una bella rinfrescata. E poi, ragazze, provo finalmente questa spugnetta che l'ho desiderata tanto e vado a usare il Pink Stuff sul mio piano induzione. Allora, questa parte rosa è la parte un pochettino più duretta, quindi eviterò di usarla nel mio piano induzione, vado a usare la parte più morbida. Allora, trovate la cucina sporca perché in realtà abbiamo pranzato, ho lasciato appunto tutto così, così vi facevo vedere un pochettino in azione la spugnettina. Diciamo che questo può un po' video più motivazionale, un pochettino più di pulizie. Quindi stiamo ancora un pochettino insieme nelle pulizie e poi vi volevo far vedere, cioè volevo in maniera veloce, senza soffermarmi tanto, aprire con voi il calendario, quello che mi è stato regalato in Germania con i prodottini che ci sono. Allora ragazze, se vi fa piacere, apro con voi il calendario dell'avvento che mi è stato regalato a Natale, quindi lo sto prendo con voi, dove in questo calendario si trovano tutti i prodottini alimentari, mi piace tantissimo, mi ha fatto veramente piacere. Niente, vedrete delle scatoline piccolissime, in realtà non c'è niente perché c'erano dei bigliettini dove sono andata a ritirare nel negozio poi delle bottiglie di vino. Per il resto vi faccio vedere tutto, quindi se vi fa piacere rimanete a guardare qui. Poi ci vedremo prestissimo con un nuovo video. Io sono appena tornata, sinceramente sono veramente distrutta. Purtroppo ancora siamo stati un pochettino male, anche mio marito poi si è ammalato nel periodo del Capodanno e anche mia figlia Cristel. Poi vi racconto nel prossimo video, quindi scusate un pochettino il video un po' misto su tutto, però spero che appunto vi faccia sempre compagnia. E niente, con queste ultime clip appunto vi lascio vedere il mio calendario che mi è stato regalato appunto a Natale, che mi piace davvero tanto. Anche perché tanti prodotti comunque non li conoscevo e questa è sempre un'occasione buona comunque per provare nuovi prodotti. Ecco, queste sono le scatoline piccoline, erano così quelle con il bigliettino che non avete visto. In questo caso qua c'è lo zafferano, ma altre che ho saltato è proprio perché sono andata a ritirare, si andava a ritirare nel negozio. Miei carissimi, spero che appunto vi sia piaciuto il video. Vi lascio il link dell'aspirapolvere mopping ProSchenic sul in descrizione del video e ci vediamo prossimamente con un nuovo video.